Oggi siete qui per ricevere il sacramento della confermazione. Molti di voi, forse tutti, ricevete questo sacramento in vista di un altro sacramento, quello del matrimonio. Ma per tutti oggi ricevere la confermazione significa soprattutto un'altra cosa. Significa raggiungere l'età adulta della vita cristiana. Significa raggiungere la maturità nell'appartenenza al Signore e alla Chiesa. Perché lo Spirito Santo nella nostra vita opera proprio questo, ci rende adulti, grandi nella fede, ci rende maturi nella vita cristiana. Ecco perché oggi voi celebrate il sacramento della confermazione nella gioia e festeggiando. Perché oggi diventate grandi, oggi diventate adulti, oggi diventate maturi. Voi siete qui non per sentirvi dire, da oggi dovrete. Voi siete qui per sentirvi dire, vi è fatto un dono straordinario e da oggi potrete. Potrete vivere in un modo nuovo, da adulti, da maturi, da grandi nella fede. Non dimenticatelo, festeggiate perché è giusto, siate nella gioia perché è giusto, ma non perdete di vista il motivo. Festeggiate, siete nella gioia, perché lo Spirito Santo vi fa un dono bellissimo, vi rende grandi, adulti nella fede e vi dà la possibilità di vivere in pienezza e in un modo splendido il vostro essere cristiani. Scendiamo un momento nel dettaglio per capire che cos'è questo dono? Come si esprime questo dono per voi oggi? A Parigi, più di un secolo fa, viveva un giovane che si chiamava Federico Ozzanam. Questo giovane si dichiarava ateo e frequentava l'Università della Sorbona a Parigi. Tra i suoi docenti ve n'era uno, molto bravo e molto famoso. Si chiamava Ampère, premio Nobel per la fisica, il cui nome è scritto tra i grandi nomi sulla Tour Eiffel a Parigi. Il giovane Federico era affascinato da questo suo docente di fisica, ma accadde l'imprevisto. Un giorno stava camminando per Parigi e per curiosità artistica, lui ateo, volle entrare in una chiesa. Entrando, dopo poco si accorse di un particolare che non avrebbe mai immaginato. In un angolo della chiesa, inginocchiato, vide il suo grande professore di fisica. Guardò bene per essere sicuro che fosse proprio lui, Ampère, e constatò che era proprio lui.
il suo grande docente, il famoso premio Nobel, il luminare della fisica, era in ginocchio in quella chiesa di Parigi. Federico rimase scioccato da questa visione, tanto che uscendo disse dentro di sé: io devo andare a parlargli a quest'uomo, perché devo capire. E così fu. Dopo qualche giorno si recò in casa del suo professore. Il professore lo accolse con molta gentilezza, lo fece sedere nel salottino della casa e, una volta seduti, chiese al ragazzo: sono contento di vederti. Hai qualcosa da chiedermi in merito al corso di studi? Federico però gli rispose: no, professore, in realtà non sono venuto qui per questo. Il motivo per cui sono qui è un altro. Vede, io sono ateo, non credo. E di lei ho una grandissima stima. Qualche giorno fa però, entrando in quella chiesa qui a Parigi, io l'ho vista. L'ho vista che era in ginocchio. L'ho vista che pregava e mi sono domandato: ma com'è possibile che un luminare della fisica, un premio Nobel, un grande docente stia in ginocchio, in preghiera? Com'è possibile? E questa domanda, professore, la rivolgo a lei adesso. Lei che è così grande, com'è possibile che si metta in ginocchio e preghi? L'anziano professore rispose così al giovane Federico. Gli disse: caro ragazzo, ho da dirti solo una cosa, ricordati. Io sono grande solo quando mi metto in ginocchio e prego. E ricordati che l'uomo è grande solo quando si mette in ginocchio e prega. Federico Ozanam si convertirà e diventerà il fondatore delle Conferenze di San Vincenzo de Paoli, un organismo straordinario nell'ambito della carità, e diventerà anche beato e santo. Aveva sentito da questo suo grande docente una testimonianza bellissima. Che cosa significa essere grandi nella vita cristiana? Che cosa significa essere adulti nella vita della fede? Significa lasciare che lo Spirito Santo ci metta in ginocchio e ci suggerisca la preghiera. Voi sarete adulti e sarete grandi nella vita della fede nella misura in cui sarete capaci di stare in ginocchio davanti al Signore e di entrare in dialogo con Lui, aprendogli il cuore, presentandogli le vostre gioie e le vostre fatiche, affidandogli i vostri desideri e i vostri progetti, nella consapevolezza che senza di Lui siete poco, siete piccoli. Grandi con Lui, in ginocchio davanti a Lui, in dialogo con Lui. Ecco la prima espressione della maturità che oggi vi è donata. Lo Spirito viene in voi, scende su di voi per farvi vivere questa esperienza bellissima di stare in ginocchio davanti al Signore e di entrare in dialogo con Lui, perché sia Lui il centro, la forza, il sostegno,
l'ispirazione, l'amore della vostra vita. C'è un altro aspetto della maturità alla quale lo Spirito Santo vi conduce. Voi sapete che nella Scrittura, nei Vangeli soprattutto, quando si parla dello Spirito Santo se ne parla attribuendogli due caratteristiche che ci aiutano a capire come agisce lo Spirito. La prima è che lo Spirito è come il vento e la seconda è che lo Spirito è come il fuoco. Lo Spirito è il vento e come ogni vento sospinge. Sospinge verso chi? Sospinge verso Gesù. Sospinge a Lui perché la nostra vita sia sempre più in comunione con il Signore Gesù. Sospinge a Lui perché possiamo approfondire ogni giorno questo rapporto con colui che è salvezza della nostra vita, Gesù, Gesù Cristo. Lo Spirito Santo vi rende maturi e adulti perché scende in voi come un vento che a volte con dolcezza e altre volte con forza vi spinge verso il Signore, perché facciate di questo Signore il cuore e il centro del vostro cammino, perché troviate in Lui l'amore della vostra vita, perché possiate dire di Lui: come è bello che tu ci sia, come è decisivo che tu sia con me, come voglio vivere con te, per te, la mia esistenza. Lo Spirito scende come vento che vi conduce a Gesù e vi fa maturi, grandi, adulti nella vita della fede. E infine lo Spirito, abbiamo ricordato, viene a noi con l'immagine del fuoco. Il fuoco scalda, il fuoco dà calore, il fuoco dona entusiasmo. Per cosa? Per renderci annunciatori e testimoni di quel Signore Gesù che è nostra salvezza e che abbiamo capito essere il centro della nostra vita. Lo Spirito Santo oggi scende su di voi come fuoco per farvi sentire nel cuore il desiderio, lo slancio di comunicare a tutti la bellezza della fede, la gioia di vivere con Cristo e per Cristo. Lo Spirito scende come fuoco per darvi quel calore che si fa annuncio del Signore, testimonianza della sua salvezza, condivisione di quella gioia che soltanto il Signore Gesù sa dare alla nostra vita. Ecco ciò che lo Spirito Santo oggi vuole donarvi. Quando verrete qui al centro e quando il gesto dell'unzione e dell'imposizione della mano da parte del Vescovo vi segnerà, ricordatelo, lo Spirito Santo viene a voi, vi fa un dono bellissimo, vi rende grandi, adulti e maturi nella fede, viene per farvi stare in ginocchio e in preghiera, per vivere la bellezza del dialogo col Signore, viene come vento per spingervi verso di Lui, perché la sua vita conosca la gioia della sua presenza e del suo amore, viene come fuoco per darvi l'entusiasmo e il calore di chi vuole dire a tutti:
tutti, che la fede è bella, che la fede è vita, che il Signore è la salvezza e la pienezza del cuore di ogni uomo. Oggi tutti noi preghiamo per voi proprio con questa intenzione, che possiate sperimentare fino in fondo la bellezza di questo dono, la bellezza dello Spirito Santo che viene a darvi la possibilità di vivere tutto questo.